Come avrai visto, ci sono gli antifascisti in azione, ma in azione mascellare praticamente, perché stanno ingurgitando chili di pasta fresca, ovviamente rossa, pomodoro. E io mi sono ritrovato, perché stamattina finivo l'ultimo libro, quando mi è arrivata la telefonata di Morgantini e diceva: ah, devi venire anche tu. Vabbè, eccomi. È importante la presenza, sono importanti queste cose nel nostro contesto, sbaglio? Zap. Ma guarda, se la gente non partecipa, la partecipazione, il grande Gaber lo diceva, è fondamentale. E qui purtroppo siamo arrivati al punto che la sinistra, e io parlo da uomo di sinistra, non partecipa più, si è dimenticata. Il successo delle destre, dei Grillini e di Salvini, è che loro partecipano o fanno partecipare. Spero che la sinistra esca da questo, diciamo, schema immondo di salotti, diciamo, e ritorni con la gente. Grazie. Da scherzi, grazie. Diciamo. Quello di cui ho più paura è che con il tempo che passa si possa dimenticare ciò che c'è già stato e che non si possa tornare a commettere gli orrori del passato. Questo un po' mi fa paura, però spero che con una città come Bologna, con amministrazioni come di sinistra, come quella che è presente a Bologna, con associazioni multiculturali come sono presenti in questa città, la cittadinanza possa tornare a comprendere quali sono i valori di solidarietà, di multiculturalità, di apertura, che possono contrastare i movimenti, questa onda che sta cercando di tornare a raggiungere vestigia del passato, ecco. Sicuramente bisogna ancora lottare, perché non bisogna dimenticare che se godiamo di alcune libertà è perché qualcuno ha lottato, perché qualcuno se ne è occupato, e quando vediamo che di nuovo storicamente torna il periodo in cui ci vogliono togliere certe libertà o vogliono far scomparire determinati valori che sono tipici della nostra tradizione, questo vuol dire che noi dobbiamo tornare a manifestare, a combattere e a impegnarci. Siamo qui perché questo è veramente importante.